nazionale che procede il presidente. Il presidente si siederà in prima fila e ascolterà l'inno di Israele. Saluta le persone in prima fila, hanno il loro pozzo. Adesso la facciamo. Presidente, ha tenuto particolarmente alle attività estive di Castel Porziano. Assolutamente sì, è stato un gesto straordinario, come ricordavi, aprire la tenuta ai ragazzi, agli anziani, a tutte quelle attività che rendono più vicino appunto la natura, c'è tutto. C'è anche un mare che ci ospita. Ecco, appena seduto il presidente possiamo partire con l'inno di Mameli. Porteranno in dono dei fiori a Laura Mattarella. Lo facciamo intanto un altro applauso a questi ragazzi mentre escono. E alla banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Grazie. Grazie. Presidente, se possiamo adesso le chiederemo qualche parola, aspettiamo un suo intervento a fine di questa estate qui nella tenuta di Castel Porziano. Se possiamo. Un saluto cordiale a tutti. Benvenuti a Castel Porziano. Abbiamo, con questa festa concludiamo la stagione dei centri estivi in questa tenuta. 5 anni fa abbiamo iniziato per la prima volta ospitando qui i primi ragazzi. L'iniziativa è pienamente riuscita, si è ormai consolidata. Il contatto continuo con i ragazzi, con i loro operatori, con gli anziani, ha permesso di anno in anno di migliorare l'accoglienza e di renderla più efficiente e più gradevole. La tenuta di Castel Porziano, che è una oasi ambientale preziosa, è ancora più preziosa per la vostra presenza. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa festa. Dai dipendenti del Quirinale e della tenuta di Castel Porziano,
che anch'io desidero ringraziare, ai dipendenti che sono in servizio, a quelli che sono in pensione, alla Protezione Civile, all'Arma dei Carabinieri, saluto il Comandante Generale, alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco, al Genio Pionieri dell'Esercito, agli istituti scolastici che hanno contribuito quest'oggi, alla RAI e a tutti gli altri preziosi interlocutori che quest'oggi hanno consentito questo incontro e questa festa. Naturalmente saluto e ringrazio i protagonisti delle performance sportive, dimostrative e artistiche che sono stati con noi questo pomeriggio, a cominciare dagli atleti paralimpici, che ci infondono tanto entusiasmo costantemente. Un saluto particolare a Manuel Bortuzzi, che ci trasmette tanta forza d'animo. Un saluto e ringraziamento alla banda della Polizia Locale di Roma e al Coro Mani Bianche. Il Coro Mani Bianche, a cui vorrei dire, ragazzi, siete sempre bravissimi. Ogni anno è un grande apprezzamento nei vostri confronti. Bravi, bravi davvero. Vorrei ringraziare la Scoop Jazz Band. È un complesso formato da giornalisti. Ed è singolare vederli per una volta a caccia non di notizie, ma di note musicali. Un ringraziamento e un apprezzamento ai Disabiliers, che rappresentano un esperimento musicale ben riuscito tra persone con disabilità e operatori sociali, nel segno dell'armonia e dell'ironia. Complimenti a tutti. Ringrazio particolarmente la nostra madrina, Cristiana Capotondi, attrice di grande sensibilità e di alto livello, sempre attenta alle problematiche sociali e alla solidarietà. E ringrazio Cesare Bocci, che tra le sue tante importanti interpretazioni ha dato volto in TV alla figura popolare del poliziotto Mimì Augello. Desidero anche salutare la moglie di Cesare Bocci, la signora Daniela Spada. Hanno scritto insieme un bel libro, ironico, forte nel messaggio, anche commovente in alcuni passaggi, che esprime anche una denuncia sulla condizione del disabile nel nostro paese. Questo libro, Pesce d'aprile, è il suo titolo, è una testimonianza preziosa. Illustra con grande efficacia la condizione di chi si trova in difficoltà spesso ingiustificate, chi trova il posto auto riservato sempre occupato, gli ascensori troppo piccoli, di chi è costretto a vivere un gradino imprevisto come una grave difficoltà, di chi deve continuamente fare i conti con sistemi e servizi spesso efficienti, ma talvolta senza quella manifestazione di umanità e di comprensione che rappresenta la vera differenza nell'interlocuzione. Vi è chi comprende e chi non capisce e che va aiutato a comprendere, perché l'indifferenza è tra i mali peggiori. In realtà, di disabilità e di condizione dell'anziano si parla ancora troppo poco e con parole talvolta sbagliate. Ci sentiamo coinvolti spesso di fronte a un caso singolo, ma poi non traduciamo questo stato d'animo in scelte concrete e permanenti di carattere generale. Occorre invece chiederci cosa ciascuno di noi singolarmente e cosa la società può fare, e inoltre occorre impegnarsi per scoprire e valorizzare il contributo che le persone con disabilità forniscono e possono fornire alla crescita civile, umana e al benessere del nostro Paese, e per tener conto che gli anziani sono una risorsa della società.
La nostra Costituzione, al suo articolo 3, richiede alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della personalità. Si tratta di un'applicazione dei doveri di solidarietà indicati dall'articolo 2 della Costituzione. Nessuno può essere abbandonato di fronte alle difficoltà. La nostra bella Italia, se perdesse o anche soltanto se attenuasse il senso della solidarietà e del rispetto di ogni persona, tradirebbe i suoi valori e la sua storia. Questo non avverrà. Cari amici, avete reso più lieto, più lieta e più serena l'estate di Castel Porziano. Grazie. Buona festa a tutti. Grazie Presidente. Grazie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Sicuramente Castel Porziano aprirà nuovamente le porte per le sue attività estive, quindi ringraziamo nuovamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha deciso di aprire la tenuta di Castel Porziano ai cittadini italiani. E grazie a tutti, buona serata, grazie. Grazie, grazie. Buon autunno. Grazie.